Qua ragazzi, avete visto? Qua ho fatto lo screen. Visto ragazzi? La leggendaria del baule. E che cos'è? Il Fantasma Royale. Andiamolo a vedere. Visto che cosa ho trovato? L'oro, come al solito, gli spiritelli. Due comuni, una carta rara e una carta leggendaria. Il Fantasma Royale. Chi l'ha detto che bisogna trovare tutte le epiche per le leggendarie? Anche a caso si possono trovare. Proprio non me lo immaginavo, ragazzi. Bellissimo. Buonasera a tutti ragazzi, in questo video parleremo ovviamente di che cosa? Di Clash Royale 2 Returns of Biagio, che sarebbe io che mi chiamo così, il mio ritorno. Beh, il secondo episodio. Ricordate che in alcuni video dicevo di aver trovato una leggendaria nel baule d'oro, il Fantasma Royale? Beh, ci andremo adesso, ok? Buona visione. Pane. Su Clash Royale. Beh, eccoci qua. Ho trovato la leggendaria nel baule, ragazzi. Nel baule cosa? Il baule d'oro. Beh, facciamoci un sacco di battaglie, raga. Cerchiamo di salire. Ma occhio alla connessione perché possiamo anche scendere d'arena. Stiamo attenti. Ah, giusto, ve l'ho mostrata prima. Ho trovato il Fantasma Royale. E lo possiamo portare volendo anche a livello 2. Qua da solo mi devo difendere. No! Che ho giocato con le battaglie V2 e sono abituato a giocare così, ragazzi. Difendiamo il Gran Cavaliere. Distrugge lo stregone elettrico. Bella questa, ragazzi. Ma che avrà problemi di connessione sicuro, grazie. Gli mando una faccia carina. Baule d'oro più tre corone. Ah, ho raddoppiato. Mo. Questo qui, ragazzi, vedete il baule d'oro? Qui l'ho trovata la leggendaria. Vediamo quando sto. Ai 4075. Dai, giochiamo ancora, ragazzi. Se perdo una partita, ci facciamo il torneo, d'accordo, ragazzi? Vediamo quello che facciamo, eh. Grazie, signora domatrice. Col Fantasma Royale devo trovare una carta che non mi serve tanto. Ah, la scintilla, bravo. E io te la contrasto con lo stregone elettrico. Prendi questo. Stregone elettrico, difendi il Gran Cavaliere. No, non si è arreso. Bella questa difesa, eh. Mi ha distrutto la fuorilegge, ma forza, Gran Cran. Oh, il drago infernale.
Credevi che ero a corto di elisir? Buttiamo la tronco! E abbiamo buttato quella torre. Complimenti! Non sapevi che ho questa carta? Aspetta. Dai, forza! No! Ho combinato grossa, ragazzi. Vedete, io così sto giocando. Riuscite a vederlo? No, non si vede. Stregone elettrico immediatamente, che cosa stavo facendo? Bello imbecille! Imbranato! Tutta tua! Bravo, fai di qua! E io faccio tutto di qua! Fai pure! Me la puoi anche buttare se ci riesci, non mi interessa! Forza, distruggiamo quel pecca. No, non ci arrivo a fare le tre corone. Vabbè, nulla, ok. Comunque, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non è quello che mi aspettavo, ma... No, questo deck è perfetto, ragazzi. 5.000 ho riscontrato. Cinquanta queste carte epiche. Alla Lega Sfidante 3. Dai, riscuotiamo il baule. Vediamo se troviamo una leggendaria. No, niente. Però ci manca poco, ragazzi, al baule leggendario della sfida della corona. Torneo. Dai, facciamo sto torneo. Ma che? No! Ah, ecco l'estrattore. Se perdo la partita, ragazzi... Certo, il re di livello 9. Tutte le carte vanno col livello 9. Ma anche l'avversario. Non è che io sono tanto speciale, eh. Vediamo che posso fare. Maledetto. Non te la caverai così, eh. Forza, muori. A livello 12 sono forti, ragazzi, i barbari scelti. Ti distruggo la Tesla col terremoto, vabbè, non c'è bastato. E mi butti lo scheletro gigante.
Meglio che mi facevo battaglie. Non mi interessa, c'è il torneo o non c'è il torneo, qua sto perdendo. Questo sa contrastare le mie mosse. Ma io non ho tirato fuori la domatrice di arieti. Perché, razza di ingrato? Forza! Che credevi di fare con la furia, eh? Forza, gran cavaliere! Forza, grazie! Glielo dico, grazie! Lucifero si chiamava. Proprio il demonio. Anche c'è il baule del re leggendario. No, aspettate, queste sono le mie carte. Due leggendarie, ragazzi, dopo 7 vittorie. Facciamoci un'altra partita, ragazzi. Se non riusciamo, niente. Giochiamo. Metti l'orda di scheletri, forza. No, questo ha il livello massimo, ragazzi. È segnato col rosso. Difendetelo. E riparte di nuovo. No, questa l'ha vinta lui, ragazzi. Se perdo questa partita, ragazzi, mi butta il pecca. Ingegnoso da parte sua. Certo, così non riuscirò mai a fargli il danno che ho riparte con la strega. Niente, ragazzi, è troppo forte. Niente, ha vinto lui, ragazzi. Certo, è il livello massimo. Posso competere con uno che è di livello massimo. Niente, l'ha vinto lui questo round. Questo qui è il secondo episodio di Clash Royale 2.
Basta ragazzi, facciamo battaglia, battaglia, così ci sblocchiamo quel baule leggendario. Forza. Andiamo qua se cerchiamo di vincere. Noi facciamo un colpo di terremoto, eh? Che ne dite? No, ci sono i... c'è i piragna? Davvero? Ti sembrava che io non tiri niente? Prima voglio vedere i fatti e poi tiro le cose. No, io l'odio. Ragazzi, chi ha il pecca, io quelli li odio. Mi ha fatto fuori il gran cavaliere, la fuorilegge. No, ha vinto il pecca, ragazzi. Forza, ammazzatelo! Non mi dire che perdo anche qui con la battaglia, ragazzi. Anche tu hai la domatrice. Ma non ti lascerò prendere la torre. Qua io ho i barbari scelti. All'orda di scheletri. Bravo. Cerca di non fare il cretino, Biagio. Buttiamo lo stregone in cambio. Sì, però proprio lì devo buttarlo. Dai, butta l'orda di scheletri. Forza, 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 forza. Bravo. Oh, le frecce. Bravo. Forza, fuorilegge. Che? Non lo butti più il pecca? Su, forza, metti l'orda di scheletri. L'orda di scheletri, forza. E mi mette il minatore. Su, forza, mettimi l'orda di scheletri che ho la trongo. I barbari scelti, ragazzi. Oh oh. Cerco di non fare il cretino, guarda che cosa ho combinato. Per la mia testardaggine. Forza! Oh oh! Forza! No! Niente, ho perso trofei, ragazzi. Dai, facciamo battaglia e ci andiamo a prendere il baule leggendario. Aspettate, vi dico se vinco la partita. Metto tutto in pausa. Ragazzi, qua io credevo che... sto facendo vedere la partita che io ho fatto. Va bene.
Avete visto che ho fatto, ragazzi? Sono riuscito a recuperare i trofei che avevo perso. Poi è venuto il Gran Cavaliere, il suo avversario, ma io l'ho riuscito a fregarlo. Da fuorilegge. Visto, ragazzi? Non vi preoccupate, è soltanto la TV. Poi sono avanzato, lui credeva di battermi di là e sono riuscito a distruggerlo. E questo è tutto. E ecco cosa abbiamo fatto. Io ho fatto. Nulla, va bene. Facciamo un'altra battaglia, ragazzi, e ci sbloccheremo il baule leggendario. Forza. Ma che io registri, eh? Ha buttato la principessa. E io te l'ammazzo col terremoto, se ci riesco sempre. Aspettate, guardate che faccio. Ehi tu. Bravo, fai gentiluomo, Gran Cavaliere. Dai che vincerò anche questa forse, ragazzi. Può essere, eh? Incrociamo le dita. Sembra fissato con quel gigante. Ora te lo sistemo io il tuo gigante. Forza, miei barbari, ammazzatelo, forza. Metto un terremoto. Mio. 3 più 3 fa 6, giusto? Infatti. Ma non me ne ero accorto, ragazzi. Sto gareggiando contro di uno di livello 11. Non me ne ero nemmeno accorto, ma... Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi, eh. Qui neve non ce n'è, ragazzi. Il motivo è per questo. Perché ci troviamo proprio nello spazio. L'arena leggendaria si trova nello spazio. Dai, fammi fare le tre corone. Forza, fammele fare le tre corone. No, non ci arrivo, ragazzi. Ma perché mi hai fatto questo? Uno più uno fa due, no? Forza. Credi di farmi paura con la mongolfiera?
E io ti butto un bel terremoto, sai? Forza, stregone elettrico, ammazzala quella strega. Gli abbiamo fatto danni in tutte le torri, in tutte e due, ragazzi. Questo ha la leggendaria strega, la strega notturna. Non mi importa, puoi fare quello che vuoi, io non tiro a caso, eh. Per vincere una battaglia bisogna avere il giusto ottimismo, ragazzi. Il giusto ottimismo. Non hai voglia di mettere niente? Oh, che paura che mi fai. Ma credi davvero di farmi così paura? Beh, io così ti prendo le tre corone. Certo, ci puoi giurare. Però cerco di stare attento, ragazzi. È successo la prima volta, ma non lo farò più, ah, ragazzi. Che così lo farò vincere. Infatti, se mi prende proprio la corona centrale, la partita è finita, lo sapete, no? Uccidete quei pipistrelli. Difendiamo questa parte della torre, ragazzi. Grazie, mi hai salvato il barbero scelto. Grazie. No, la connessione. Forza. Grazie. Glielo dovevo dire, no, ragazzi? Dai, che ci avviciniamo al baule leggendario. Sto registrando molto di più di quella volta, ragazzi. Ma ne vale la pena. Ok, una carta epica. Un altro baule e ci apriremo. Forza, continuiamo, ragazzi. Veloci, perché questo video sta durando molto di più. Ah, ha tirato prima. Ingegnoso. Davvero molto ingegnoso. Certo che è tosto questo qui. Crede di farmi paura. E poi questo è di livello 9, ragazzi. Ah, è di livello 9. Questo è un bel guaio alla scintilla. E allora? Forza, fuorilegge, aiutalo! Brava! Si è arreso! Sì, si è arreso! Grazie! Però ho cantato vittoria troppo presto, non si è arreso. Si sta solo caricando. Ma magari si arrendeva, così finivo anche subito il video.
Bravo, mettimi la scintilla, bravo, bravo. Butta l'orda di scheletri, forza. Oh, ma che bravo. Che paura. E io ti butto tutto, forza. Proteggete quella ragazza. La fuorilegge. Sì, grazie. E un altro baule ci apriremo a parte a quel leggendario. Baule epico. No. Pronti ragazzi? Pronti? Forza. Leggendaria? Leggendaria qual è? Quale sarà? Non ci credo! Ragazzi! Nel baule dorato! Il fantasma royale l'ho trovato e l'ho ritrovato ancora! Ancora! Beh, ovviamente direi che il video si può anche concludere qui, ragazzi. Però prima volevo farvi vedere anche le carte che ho trovato. Beh, poi li farò vedere la prossima volta. Qua, visto il Fantasma Royale. Ma io nel mio deck come faccio? Dove me lo metto? Se c'è una carta non utile... Però sarebbe ottimo, ragazzi. Boh, non lo so. Comunque si può concludere anche qui il video, perché sta durando veramente troppo, ragazzi. Beh, ragazzi, spero che questo video, ovviamente, di Clash Royale, il Returns of Viaggio, episodio 2... Trovo la leggendaria nel baule d'oro, più apriamo il baule leggendario e trovo di nuovo il fantasma royale. Vi sia piaciuto? Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like, seguite su Instagram. E noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video con Zombie Tsunami, l'81esimo episodio. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!